Perché spesso, da che la cosa? Da birra! Lo spesso la persona spesso da diversi, sto pensando, potrei sedere, no? Ma forse qua. Vedere se mi siedo qua, no. Vabbè, sto in piedi. Su quella. Sai che fine fa? Anche perché costa tanto per un pallino. E non è manco mio. Dicevo, spesso la diversità viene. Questa cosa è definita. Spesso la diversità. No, bruttissimo. Ecco, questa sarebbe proprio questa, per esempio, non è così diversa. Questa. Vabbè, fa niente. Stiamo in piedi. Dicevo, spesso la diversità viene catalogata come negativa. Invece io penso che, anche se a volte magari in maniera troppo aggressiva, chi magari è troppo aggressivo, chi magari anche troppo sdolcinato a volte, no? È bello essere diverso dalla massa. Spesso la massa, che ne so, il luogo comune in realtà o la tendenza fa insomma fa piace, soprattutto le tendenze piacciono, ma sono comode, ma sono scomode. Fammi pensare, aspetta che ci penso un secondo. Tu dici ma sono scomode, no, io dico senza mai esasperare, ecco, essere, io per esempio mi reputo abbastanza fuori dal comune, no, fuori, ma io parlo caratterialmente, non parlo adesso artisticamente, anche se, anche artisticamente, però. Adesso parliamo di una persona. Spesso, forse al giorno d'oggi piace di più chi fa buon viso e cattivo gioco. Io invece faccio cattivo gioco e cattivo viso, capito? Tipo oggi alle prove, per esempio. Hai visto? Tutto si è risolto. Cosa ti avevo detto io? Che si sarebbe tutto risolto. Povero, allora dobbiamo fare poverino un applauso a Martino, perché ha tirato le prove, mi sono fatto così tutti i colori. Pensa, cioè, una cosa che tu mi hai pensato, non ho criticato l'estetica. Quella non l'ho criticata. Tutto. E tu devi.